Ci sono cose o luoghi in questo mondo che non riusciremo a comprendere realmente. Forse molti di voi non ci crederanno, ma noi abbiamo vari motivi per farlo. E qui ci siamo noi per cercare delle risposte a tutto ciò. Ah. Sì, cazzo, cazzo. Siamo tre ragazzi uniti per un'unica passione, quella del paranormale e dei luoghi abbandonati. Abbiamo girato molti luoghi, riuscendo così a catturare varie prove paranormali di ogni tipo, formando così la nostra esperienza. Con l'aiuto di strumenti professionali cercheremo di registrare Cos'è che fenomeni siete dentro? paranormali. Porca miseria! Siete pronti a venire con noi? Elvira, se non riesci a interagire con gli strumenti, o chiunque ci ascolta non riesca ad interagire con gli strumenti che abbiamo in mano o che abbiamo messo lì, potete farlo con l'ambiente, facendo dei rumori qui intorno a noi, qui, noi provando a muovere delle foglie qua, delle rose. O parlando con la tua voce o con la vostra voce. Guarda, porca miseria. È lì. No, perché l'avevo così e non l'ho fatto vedere. Oh, non mette a fuoco, eh. No? Ora sì. Andiamo giù la testa. Siamo a vostra disposizione per qualsiasi cosa. In particolare per Elvira, che comunque è una mia coetanea, più o meno l'età mia. Siamo qui appunto per aiutarla, per parlare con lei, per darle un aiuto. Volete provare a riparlare di nuovo con la radio? Come prima? Magari a voce riuscite di più. Gli Con gli strumenti. strumenti più di tanto non va. Esatto, quasi niente. Quasi niente. Cioè niente. Non va. Secondo me loro Proviamo con la riescono. metafonia tra poco. Sì, riescono di più con la metafonia loro. Almeno con noi, Sì. le nostre indagini, sì, a livello metafonia, a livello ambientale, riescono più a comunicare e anche tramite te, in certi casi. Con Sì. gli strumenti è raro. È raro. Però prima o poi capiterà. Speriamo. Beh, qualcosina stasera abbiamo avuto, ma leggero. Qui con noi c'è Ugo Ancillotti. Sappiamo che si è morto nel 2013, se non sbaglio, per una morte naturale, ovviamente. Sappiamo che sei stato comunque indagato per l'omicidio della tua fidanzata, di quello che un tempo era la tua fidanzata. Ora, nuovamente non vogliamo accusarti, Ugo, se ci ascolti in un modo. Però vogliamo sapere perché sei stato indagato. Sappiamo che comunque sei stato il primo a trovare Elvira. Hanno trovato delle impronte di scarpa numero 39, se non sbaglio. Penso, non me lo ricordo.
allora mi viene a mente un voto di memoria, comunque se non sbaglio 39, un numero molto piccolo, cioè un uomo, una ragazza, un uomo a meno che di statura bassa, vabbè, potrebbe avere il 39, però non corrispondeva all'impronta dei piedi di Ugo. Elvira fu trovata senza mutandine. Così dicono, sì. No, così dicono. Le prove. Le prove sono quelle. Inoltre con una botta alla testa, quindi prima è stata colpita da una botta alla testa. E poi un taglio. Poi è stata presa e è stata, praticamente l'hanno mutilata con le taglie alla gola. E poi non so cosa abbiano fatto. E il fatto di averle tolto le mutandine, non si sa se l'hanno violentata o non lo so, per un... ipotizzando per avere un qualcosa di lei da portare via. Io credo che Ugo non penso faccia una cosa del genere a lei. Anche secondo me. Non lo posso sapere, non si sa con certezza. Io non voglio comunque, per rispetto suo, che comunque non c'è più. No, no, certo, non accusiamo nessuno. Quindi... dai, se volete parlare ancora per un pochino, vi lasciamo a disposizione la radio, va bene? Vai. Abbiamo acceso adesso lo strumento che vi permette di parlare. Elvira. Ok. Chiunque siete qua. Io ho capito, fidanzato. Ugo? Sappiamo che comunque dovrebbe essere, a parte promessa sposa di Ugo. Sì. Ma si dice che aveva un bambino in grembo. Ah, è vero, me lo ricordo, sì. È vero. Era rimasta incinta. È che l'aveva condiviso questo segreto con una sedicente maga. È vero, posto. Bravo, meno male che l'hai ricordato. Elvira era incinta? C'è qualcuno che ti fa male, ti blocca? Ho capito il nome della donna io. Ilenia. Può essere. Sto pensando, Tu non ti vedo. Ci vedi? Ti prego, Elvira, parla con noi. Scendi. Alla valle. Cavolo. Quindi è qui sotto? Sì, e la valle è questa. Dov'è che andava a raccogliere l'acqua? Il punto esatto. Era lì. Sì. E qui intorno a noi? No, era lì secondo me. Concentrati a parlare con noi, che siamo qui. Sappiamo che in un modo o nell'altro comunque ci vedete. O ci sentite. Stai fermo lì. Se lei mi lascia.
Non ho capito. È incinta Elvira? Ma eri incinta di Ugo? Hai tradito Ugo? La sua fiducia? Dov'è che lavoravi? Fa fatica a mettere a fuoco, eh? Non c'è la luce? No, ma sempre. Come sempre? Ma qui. Non stare ferma. Sono ferma, amo. Vai lì te, vai. Volete dirci qualcosa? Ancora poco, per favore, poi vi lasciamo stare. Promesso. Questa sera siamo riusciti a parlare con Elvira? Siamo riusciti? Ha detto qualcosa? C'è anche la madre di Elvira? Sì, l'ho sentito. Non so, non sembrava. Ripeto la domanda, c'era anche la madre di Elvira? Lui? C'è una voce giovanile però, eh. Il sangue è qui. Dai, diteci ancora qualcosa. Le ultime parole, poi vi lasciamo andare. Ci potreste salutare con un ciao? Un ciao. Thank you.
Vi volete che vi lasciamo stare adesso? Possiamo andare via? O volete che rimaniamo ancora? Io ringrazio comunque chiunque abbia comunicato con noi. Spero di aver parlato che comunque con Elvira stasera. Speriamo appunto di aver raccolto delle prove o comunque delle risposte che riescono poi piano piano a portare ad una piccola verità che per noi è importante. Esatto. Per la nostra ricerca, nel nostro piccolo, per la nostra ricerca riguardo questa storia, che sono anni, che sono più di 2 anni che sì. Ci proviamo. Possiamo andare allora? Ciao Elvira. Ciao. Allora ragazzi, abbiamo finito adesso l'indagine dopo 2 ore in questo luogo qua di morte di Elvira. Che dire, non saprei, non lo so. Mi sento un odorino. Posso dirlo? Sai un odore di anziano. Questo odore. Senti qua. Sai dell'anziano? Lo sentivo anche io prima. Quando inizia a puzzare, quando suda l'anziano che rilascia quell'odore lì. Oh, ma senti. Oh, io non sono, C'è la mamma? La mamma d'Elvira? Ma ce l'ho per le toga. Sei la mamma d'Elvira? Se non ho abbiato fino adesso così tanto, O sei il padre di Elvira? No ragazzi, io spero che l'abbia preso. Sì, si dovrebbe vedere. Scusami, non volevo offenderti. Non sapevo come descrivere il profumo, cioè... L'odore? Scusami. Ci ha fatto capire, ma perché ci è legata anche la mamma di Elvira? Io lo sentivo l'odore. Dai. Ma anch'io quando ero io lì che sistemavo la cosa. In mezzo a noi, dai, su, concludiamo perché mi ha lasciato alquanto basita sta cosa. Dirlo, non mi ha scioccato tantissimo. Non c'è più. Zero. Vero. No, dammi qui. No. Non c'è più, ragazzi. Non c'è più. Terribile. Niente. Ragazzi, abbiamo avuto un'interazione con l'RF poco fa. Comunque un'indagine spero interessante. Spero di aver raccolto delle prove riguardo questa incredibile storia, questo omicidio mai risolto. Ovviamente mi piacerebbe arrivare a una conclusione, ci terrei tanto dopo tutte le volte che sono venuto qua per la quinta volta, se non sbaglio la quarta, sì. Terza indagine che facciamo qua, che faccio qua. Non lo so, io mi auguro che Elvira sia in pace, anche se non è così semplice, secondo me non so se lei è in pace, ma ne dubito. Non si sa che energie ci siano qui, perché abbiamo avuto delle risposte, a volte Elvira, a volte la madre. Sì. In una vecchia indagine viene fuori Ugo. È un mistero, questo luogo è veramente un mistero. Questo tratto di strada dove c'è questa lapide qua, si percepisce, ragazzi, delle energie, un mistero che non si sa se verrà fuori tutto. Mi auguro di sì, mi auguro che tutte queste indagini che abbiamo fatto da Elvira a Toiano abbiano avuto un senso,
sia per la storia del posto, sia per noi, no, per, no, per noi tantissimo, soprattutto per me, che ci tengo tantissimo a Elvira, ci tengo tantissimo a questa indagine. Sì. Se no non la portavo tantissime volte appunto sul canale. E mi auguro, non so, non so neanche se questa volta sarà l'ultima indagine che farò qua. Chi lo sa? Chi lo sa, anche perché veniamo una volta all'anno qua praticamente. Eh sì, passiamo sempre a trovarla. Passiamo sempre a trovarla. Quindi che dire, ragazzi, fateci sapere comunque cosa ne pensate di questa storia, se avete sentito qualcosa durante l'indagine che magari noi abbiamo perso, non abbiamo sentito. Fateci sapere cosa ne pensate, un vostro parere di quello che potrebbe essere un resoconto di tutto, di tutta l'indagine, di quello che voi ipotizzate, magari sì, chi è stato il colpevole, non se lo ci so. Sono secondo voi dei collegamenti? Dei collegamenti, un qualcosa, sì, sì, per ovviamente poi ricollegare il tutto. Certo. E niente. Speriamo che questo video vi sia piaciuto, lasciate un like, un commento e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Arrivati alla fine di questa lunga e misteriosa indagine, siamo arrivati alla conclusione che tutta la storia e il caso dell'omicidio della povera Elvira rimarrà per sempre un caso irrisolto e che purtroppo nessuno riuscirà mai a scoprire la verità. Noi del TPE ci abbiamo messo cuore, passione e volontà per cercare di riuscire ad avere qualche informazione riguardo questo incredibile mistero, purtroppo riuscendo ad ottenere pochissime risposte nonostante quasi 3 anni di indagini sul caso. Speriamo che un giorno venga fuori tutta la verità e che la povera Elvira possa finalmente riposare in pace per sempre. Arrivederci, bella Elvira.